Sette bustine di zucchero. Sette bustine di zucchero. Sono convinto che nessuno di voi ora avrebbe voglia di mangiare una dopo l'altra sette bustine di zucchero. Eppure è una cosa che ciascuno ha fatto almeno una volta nella sua vita. Perché in questa lattina di Coca-Cola ci sono sette bustine di zucchero. In questo messaggio vi svelerò poi nel perché ho iniziato a parlare di sette bustine di zucchero. Oggi vi parlerò di come avere certezza nella paura, come non eravamo consapevoli delle bustine di zucchero, così non siamo consapevoli di quello che ci può succedere. E oggi lo vedremo insieme. Vorrei iniziare raccontandovi una mia testimonianza. E quello che lo Spirito Santo oggi ci vuole dire è che dobbiamo imparare a confidare in Dio nella tempesta. Tutti noi a volte siamo in mezzo a una tormenta, una tempesta nella vita. E un giorno mi ricordo che mi trovavo con mia moglie, eravamo da poco sposati, e ci siamo trovati a Taormina col desiderio di andare ad esplorare questo mare meraviglioso. E quindi siamo andati a vedere con le maschere, il boccaglio, questi fondali appoggiati su un materassino, e mentre noi cominciavamo a esplorare, a vedere queste meraviglie, piano piano ci stavamo addentrando verso i faraglioni e verso il mare aperto. E mia moglie mi disse: ma Andrea, stai attento perché ci stiamo allontanando un po' troppo. E io le dissi: ma no, guarda, dai, comunque vedi, basta mettere la mano da una parte, la mano dall'altra del materassino e noi ce la possiamo fare tranquillamente. Stai tranquilla. E quindi continuavamo a guardare questi fondali. Ma a un certo punto un vento è incominciato a soffiare, le onde si sono incominciate ad alzare e il materassino ha cominciato ad andare sempre più a largo, sempre più lontano in mare aperto. E mia moglie mi dice: Andrea, ci stiamo allontanando. E in quel momento ho realizzato che era vero. Avevamo paura e non c'era più modo di poter tornare. Era una situazione dove niente c'era, nessuno era intorno a noi. E questo materassino così piccolo continuava ad allontanarsi. E a un certo punto abbiamo realizzato che solo una persona, Dio, poteva aiutarci. E allora abbiamo gridato a Lui: Signore, aiutali, aiutaci. E sapete, in quel momento non c'era nessuno, ma arrivò una barchetta che ci vide, noi facemmo segnale: siamo qua, aiutateci. E mi lanciarono un salvagente, io mi aggrappai a questo salvagente e di colpo mi portò in acqua, che lasciai la moglie dietro sul materassino. Ma a quel punto Lui ci aiutò, ci prese con sé nella barca, recuperammo anche il materassino e quando siamo ritornati sulla riva, quello che mi ha colpito è che quest'uomo disse che lui aveva finito il suo giro turistico con i turisti della zona e doveva rientrare e che non sapeva perché a un certo punto aveva sentito di fare un ultimo giro di perlustrazione così nel mare. Noi lo sappiamo il perché. Il motivo è perché Dio ha cura di noi e ci ha tirato fuori da questa tempesta. Amen. Tutti noi a volte siamo in mezzo a una tormenta, una tempesta, come dicevo, nella vita. C'era qualcosa che non potevamo controllare e abbiamo incominciato ad avere paura. Ma allo stesso tempo dentro di noi è arrivata questa voce che diceva: io sono più grande di questo. E infatti alla fine di tutto questa esperienza il Signore mi ha detto: io sono sopra ogni circostanza che puoi passare nella tua vita. Io sono al di sopra della tua paura. Voglio dirti una cosa, stiamo vivendo un periodo molto tempestoso e proprio in questo tempo, come non mai, le persone stanno sperimentando ansia e paura. Mai come in questo tempo le persone in ogni luogo stanno provando paura a causa di questa pandemia che stiamo attraversando e a questa crisi economica in cui ci ritroveremo. In tutto il mondo, in cui già ci stiamo trovando. Le persone, sapete, la cosa di cui hanno più paura? La paura della morte. E non è un caso che proprio qui in Italia le medicine più vendute siano proprio ansiolitici e antidepressivi. Pensate che solo in Italia oltre 10 milioni di persone ne fanno uso.
E io voglio parlarti questa mattina di come distruggere l'ansia e avere certezza e pace nella paura. Ho letto una lettera di una ragazza che, in presa all'ansia, dice: sapete, tanti sono in questa situazione. L'ansia che provo è come essere in mezzo al mare. Ho difficoltà a rimanere a galla. È travolgente e sento che presto sto per affogare. Questo tipo di paura la troviamo anche nei discepoli di Gesù. Vi ricordate quando si trovarono in mezzo a una tempesta con la barca e avevano paura di affondare? Leggiamolo insieme, questo episodio, nel Vangelo di Marco. In Marco, al capitolo 4, dal versetto 35 al versetto 41. Marco 4, 35, 41. E dice: in quello stesso giorno, alla sera, Gesù disse loro: passiamo all'altra riva. E lasciata la folla, lo presero con sé. Così com'era, nella barca. C'erano delle altre barche con lui. Ed ecco levarsi una gran bufera di vento che gettava le onde nella barca, tanto che questa già si riempiva. Egli stava dormendo sul guanciale a poppa. Essi lo svegliarono e gli dissero: maestro, non ti importa che noi moriamo? Egli, svegliatosi, sgridò il vento e disse al mare: taci, calmati. Il vento cessò e si fece gran bonaccia. Egli disse loro: perché siete così paurosi? Non avete ancora fede? Ed essi furono presi da gran timore e si dicevano gli uni gli altri: chi è dunque costui al quale persino il vento e il mare ubbidiscono? Proviamo a immedesimarci tutti in questa storia. I discepoli avevano visto Gesù fare continuamente miracoli, avevano ascoltato le sue parabole tutto quel giorno. E poi Gesù, lasciate le folle, sale con loro nella barca. E dice: andiamo, passiamo all'altra riva. E ad un certo punto si alza questa bufera, il vento soffia forte e ben presto si trovano in mezzo a una tempesta. Le onde si alzano per metri, l'acqua comincia a entrare nella barca. Immaginatevi, all'inizio provano a farla uscire in qualche modo, ma le onde sono sempre più alte, la barca viene sballottata, continua a riempirsi d'acqua e in quel momento entra in loro la paura. Sì, si sentono persi. Ogni speranza intorno a loro svanisce. Non sanno più che fare, l'ansia li assale e vanno nel panico. Ti è mai capitato una cosa del genere? Ti è mai capitato di entrare così in ansia, avere così tanta paura? Però è Gesù che dice ai suoi discepoli, e lo dice anche a noi: passiamo all'altra riva. Gesù qui ci sta invitando a che cosa? In un percorso, a passare da una parte a un'altra parte. Però Gesù non ci ha mai promesso che questa cosa fosse facile. E voglio dirti una cosa, Gesù non ci ha promesso una vita facile. Seguire Gesù significa lasciare il posto del nostro comfort e affrontare nuove sfide dove noi non crediamo di essere capaci. E leggendo i capitoli precedenti a questo episodio di Marco, possiamo notare che questa è la vera prima prova nel quale sono sottoposti i 12 discepoli. Fino allora hanno visto segni miracolosi operati da Gesù, hanno sentito le parole nel sermone sul monte, ricordate l'esempio delle due case, quella costruita sulla roccia, quella costruita sulla terra, il vento, le piogge, ma la loro fede non è ancora stata messa alla prova. La prova della fede è fondamentale e nessun figlio di Dio può considerarsi esente da questo. Infatti in Giacomo leggiamo che dice: fratelli miei, considerate una grande gioia quando venite a trovarvi in prove svariate, e la costanza compia pienamente l'opera sua in voi, perché siate perfetti e completi, di nulla mancanti. Dio sa molto bene che la nostra trasformazione per diventare più simili a Gesù, che cos'è? Una conseguenza della prova della nostra fede. Immaginate un padre, diciamo una madre, che vedono il proprio figlio neonato provare a fare i primi passi, a stare in piedi da solo. Sono attenti che non si faccia male cadendo, ma
hanno gioia nel vedere i progressi del figlio, sapendo che questo, nonostante le cadute che potrà fare, porterà il loro figlio a una sana crescita e a un'autonomia quando sarà più grande. Come sarebbe triste, no? Vedere il proprio figlio camminare, non vedere il proprio figlio camminare in modo indipendente. Eppure, sapete, quando vogliamo allontanare la prova, per assurdo, sembrerebbe che desideriamo proprio questo. La prova non è un rischio, non è un salto nel vuoto. La prova è un momento di crescita. Giacomo addirittura in un altro verso dice che noi dovremmo gioire quando siamo nella prova. Come sono diversi, no? I nostri pensieri rispetto a quelli di Dio. Infatti, Geremia ha scritto: io so i pensieri che medito per voi, dice il Signore, pensieri di pace e non di male, per darvi un avvenire e per darvi una speranza. Dice ancora: infatti, i miei pensieri non sono i vostri pensieri, né le vostre vie sono le mie vie. Che cosa significa questo? Che se stai vivendo una tempesta nella tua vita, non vuol dire che stai andando dalla parte sbagliata. Che cosa intendo con questo? I discepoli con Gesù stavano andando nella direzione corretta, giusto? Erano al centro della volontà di Dio. Il Padre sapeva che dall'altro lato della riva dove stavano andando, c'era un uomo indemoniato che andava in giro nudo, che era tormentato da tanti demoni, e il padre aveva detto al figlio che dall'altra parte della riva c'era questo indemoniato Gesareno che doveva essere liberato per essere trasformato nel primo evangelista di tutta Decapoli, di tutto quel territorio. Questo fu il primo evangelista che Gesù convertì e liberò. E il padre lo comunicò questo a suo figlio Gesù, e Gesù lo comunicò ai suoi discepoli e disse: andiamo a fare la volontà di Dio dall'altra parte della riva. Ma cosa successe? Un vento impetuoso si alzò, le onde si alzavano, e che cosa vediamo? Gesù con la testa sul cuscino dormiva, a poppa, dietro nella barca, mentre i discepoli erano nel panico totale, disperati per la situazione, e credendo che ormai non potevano fare più nulla per evitare di annegare. E che cosa fecero? Andarono a svegliare Gesù in una delle preghiere peggiori che si possano mai fare. Gesù, non ti importa che noi moriamo tutti? Loro stavano accusando Gesù, dicendo che a lui, proprio a lui, non importava delle persone. Come? L'avevano visto fino a quel momento essere vicino a loro, guarire, raccontargli del regno di Dio. Avevano visto la sua potenza, avevano visto la sua saggezza. E nel momento della difficoltà, nel momento della paura, hanno accusato Gesù che non si occupava di loro. Ma non solo i discepoli, siamo onesti. Quante volte le nostre preghiere in mezzo alle nostre tormente sono simili a queste? Gesù, io mi trovo in questa situazione e tu stai dormendo. Quante volte ho detto: io sono qui preso da un attacco di panico, tu non fai niente, non ti interessano i miei problemi, non ti interessano le mie difficoltà. Ah, sto morendo. Tante volte non facciamo così? Ma quello che i discepoli lì non avevano capito, e lo capirono dopo, è che Gesù non ci promette una vita senza tempeste, fratelli. Gesù ci promette che è possibile avere pace in mezzo alla tempesta. Lo ripeto, Gesù non ci promette di avere una vita senza tempeste. Gesù ci promette che è possibile avere pace in mezzo alla tempesta. Quello che Satana voleva usare per farti affondare nella tua tempesta, nella tua battaglia, Dio lo trasforma nella prova per approvarti. Sai, ci sono aspetti del nostro carattere che possiamo sviluppare solo al centro di un uragano. Ci sono trasformazioni che non si possono, trasformazioni che non si possono raggiungere nel tempo della calma, ma che avvengono solo nel momento della difficoltà, della tempesta. E nel mezzo della crisi, nel mezzo della difficoltà, nel mezzo della prova, nel mezzo della sofferenza che vieni trasformato veramente. Sai, i migliori diamanti sono pezzi di carbone sottoposti a una pressione tremenda, e allo stesso modo le virtù migliori del nostro cuore si possono formare solo sotto pressione. Per esempio, quando è che tu sviluppi la virtù del perdono? Sotto la pressione delle offese. Quando sviluppi la generosità? Quando non hai nulla.
quando sei sotto la povertà, quando si sviluppa la pazienza, quando hai figli adolescenti. È così. Capite quello che voglio dire? Alcune virtù, belle virtù, devono essere perfezionate, pressate. Sapete qual è? Sai qual è una delle virtù migliori? È avere pace nelle difficoltà. Come puoi vedere, una persona matura in Cristo non la troverai in una persona che sa tante cose o chissà che bravura umana, quante cose sa fare. La troverai in una persona che sa riposare in Dio durante le tempeste, che ha pace nel suo cuore, che il suo Dio non lo lascerà mai solo. E io ti voglio dire questa mattina, il tuo Dio, Gesù Cristo, lo Spirito Santo, il Padre, non ti lasceranno mai solo. Non ti lasceranno mai sola. E qui nella scena della tempesta, l'incredulità dei discepoli non ha senso, è ragionevole. Era mai possibile che la barca affondasse con sopra il Figlio di Dio? Gesù aveva loro detto che era sua intenzione passare all'altra riva del lago, non di affondare nel lago in tempesta. Gesù avrebbe mai potuto mentire? Ma la paura era più grande. Le onde minacciavano di affondare la barca e dal punto di vista umano erano persi, la situazione era disperata. E così è quello che, come ragiona un cuore incredulo, ragiona sempre così, guarda alle circostanze lasciando da parte Dio. E forse magari anche tu che mi stai ascoltando, che non conosci Dio, magari stai guardando alle circostanze e queste circostanze stanno creandoti paura, ansia. E io ti consiglio, guarda a Dio, perché Lui è la fonte della vera pace e Lui è colui che ti può tirare fuori dalla paura e dall'ansia. A volte può sembrarci che il Signore dorma, ma ricordiamoci sempre, Egli non dorme, non sonnecchia, il Signore è con noi, sembra dormire come era nella barca, ma Egli in qualsiasi momento può alzarsi e ha ogni autorità su ogni cosa. La fede dei discepoli avrebbe dovuto fondarsi sulla parola di Dio, sulla parola del Maestro. Passiamo all'altra riva, nonostante il vento, l'acqua fosse anche, ci fosse anche stata la perdita proprio della barca, loro sarebbero arrivati all'altra riva perché l'aveva detto Gesù. Anche noi, figli di Dio, rigenerati dallo Spirito Santo, potremmo mai essere sopraffatti dalle difficoltà e dalle tempeste della vita? Ascolta bene. Sapete perché Dio non risponde a certe preghiere? Non è perché non sia interessato ai nostri problemi, ma perché gli stiamo chiedendo di fermare quello che Lui vuole utilizzare per renderci persone più mature. Sono delle preghiere contro il nostro bene. Non dico che non dobbiamo gridare a Dio nella tempesta, ma dobbiamo avere pace che Lui ha il controllo di ogni cosa. A volte dici, Signore, ferma questa tempesta nella mia vita, ma non capisci che proprio quella tempesta è un'opportunità per te per avere una promozione nel carattere e questa opportunità per essere più simile a Gesù. Preghiamo Gesù di fermare la tempesta quando Lui ci vuole fare domatori delle tempeste. Dio ti vuole dare autorità, ma tu avrai autorità solo nelle tempeste dove riuscirai a riposare. Ecco perché Gesù in quella tempesta ha potuto avere una grande pace, anche se attorno a lui c'era la bufera, dentro di lui c'era una grande pace. Fuori c'era una tormenta, ma lui, come abbiamo letto, dormiva appoggiato su un cuscino. Prova a immaginare, cullato da queste onde. Lui aveva una pace esterna, una pace, scusate, interna, al di là di quello che stava succedendo fuori. Ci sono battaglie che non si vincono combattendo, ci sono battaglie che si vincono imparando a confidare in colui che è il vittorioso nelle battaglie. Amen. E così poi nel versetto 39 vediamo che Gesù sgridò il vento e disse: calmati, taci, e il vento cessò, si fece bonaccia. Poi disse loro: dov'è la vostra fede? Egli innanzitutto calma la tempesta per loro e per tutte le altre barche che erano con loro nel lago. La bontà e la fedeltà di Dio è una benedizione per tutti. E poi arriva anche il momento in cui Gesù li aiuta a leggere questa prova. Questo mi parla dell'amore proprio paterno che qui dimostra
il Signore verso di loro. Non avevano ancora capito che avevano davanti, ma lo capiranno superando altre prove. E così è della nostra vita. Non disprezziamo, fratelli, sorelle, i momenti di prova, amico, amica. Cerchiamo di viverli secondo quello che è Dio, sapendo che Dio ha il controllo di ogni cosa. Chiediamoci invece, facciamoci questa domanda, che cosa devo imparare? Che cosa devo conoscere meglio di te, Signore? Sono queste domande che possiamo farci nei momenti di prova. E poi ancora andiamo verso la fine della storia, nel versetto 41, dissero, ma essi, impauriti e meravigliati, dicevano l'un l'altro, chi è mai costui che comanda anche ai venti e al mare e gli ubbidiscono? L'atteggiamento dei discepoli è il ritratto perfetto dell'incredulità che Gesù ha letto nei loro cuori. È imbarazzante per Gesù vedere come loro non si fidavano di lui, no? Abbiamo visto. E anche noi possiamo tante volte ascoltare la parola di Dio, ma questo non serve se non ci porta a confessare il suo nome, a dichiararlo in ogni difficoltà. Lo facciamo? Ci sarà sempre, sapete, una tempesta fuori, un familiare che ci delude, una malattia che ci può colpire. Ci saranno sempre delle tempeste, non lo possiamo evitare. Ma quello che possiamo evitare è che la tempesta che è lì fuori entri qui dentro. Sapete, questo è molto importante, la tempesta si può attraversare in due modi diversi, in completa pace o in completo panico. Come ha fatto Gesù o come hanno fatto i discepoli? Perché i Gesù e i discepoli sono passati in mezzo alla stessa tempesta. Gesù era nella barca con loro. Però nella mente di Gesù c'era pace, mentre nella mente dei discepoli c'era panico. Qualcuno potrebbe dirmi, ma sì, però Gesù era Dio. Sì, vero. Però Gesù, non pensate che vivesse in una campana di vetro. Gesù era sotto le pressioni come ognuno di noi. Vi ricordate, c'erano i farisei che stavano tramando delle trappe per ucciderlo, la sua famiglia lo giudicava, l'impero romano guardava come erano i suoi movimenti, le persone intorno lo deridevano. Vedi, tutto il mondo esterno di Gesù era una tempesta, ma il mondo interno a lui era pace. E attenzione, qui è la chiave, il punto più importante. Che cosa ci insegna l'insegnamento di Gesù attraverso la tempesta in merito alle nostre paure? Ci insegna che le circostanze che ci circondano non sono le responsabili della nostra ansietà, i responsabili della nostra ansia, della nostra paura, è il nostro modo di pensare alle circostanze che ci circondano. In altre parole, l'ansia è un processo mentale, non è fuori, ma è qui dentro. L'ansia esiste soltanto nel tuo mondo interiore, una costruzione del nostro cervello. Capisci? Quello che vedi fuori sono quattro gocce, ma quello che c'è dentro di te è come se fosse un uragano. Avete presente quando un adolescente deve essere interrogato, no? Magari per un esame, e sembra che il mondo gli caschi addosso, sembra che non ci sia più possibilità di nulla, perché aiuto, adesso finisce il mondo, no? Capite la parabola? Quello che voglio dire è che l'ansia è un attacco alla tua mente. Satana non interessa che noi abbiamo il cuore per Gesù. Lo ripeto, a Satana non interessa che noi abbiamo il cuore per Gesù quando può avere il controllo della nostra mente. C'è tanto controllo di Satana anche nella mente della Chiesa. Gesù è venuto per smontarlo e distruggerlo nel nome di Gesù. Amen. Costantemente Gesù in tutti i suoi messaggi sull'affanno, le preoccupazioni, le paure, tutti questi sintomi della paura e dell'ansia, Gesù li collega sempre alla mancanza di fede. Quello che sta dicendo è che l'ansia è un tipo di incredulità e che noi proiettiamo le circostanze come se Dio non esistesse o come se Dio esistesse ma ci avesse abbandonato. Quindi l'ansietà nasce da una mente che si rende, che è come se fosse orfana in un certo senso. E così spesso è anche per noi. E lo Spirito Santo oggi ti vuole dire: perché, figlia mia, figlio mio, sei in ansia? Perché ti senti così spaventata per i problemi che ti circondano? Sei come quelli che non credono in Dio e quindi hanno solo loro stessi per provvedere ad ogni cosa in questo mondo? Quanti di noi credono veramente in Dio?
puoi alzare anche a distanza la tua mano. Quanti credono veramente in Dio? Sai, questo non significa niente, non è abbastanza, perché anche i demoni credono. La fede di cui ci sta parlando Gesù e che ci dà pace durante la tempesta è una pace così profonda che non è sufficiente solamente credere nella presenza di Dio. Gesù si riferisce ad una fede che crede che Dio è veramente buono al di là che ci succedano cose brutte. È un tipo di fede che confida nella volontà di Dio, nella bontà di Dio. E lui è il padrone di questo universo, lui è il padrone di ogni cosa e ogni cosa è sotto il suo controllo. E sapete, Dio ha meravigliose cose per la nostra vita. Una fede che confida nella bontà di Dio al di là di tutto. Questa è la chiave. Il modo per vincere la paura è conoscere colui che è nella barca. E io ti chiedo, oggi, tu conosci colui che sta con te nella barca, attraversando con te quella tempesta? Lui è più terribile, sai, di ogni tempesta e della morte stessa. Le persone che cosa hanno più paura oggi? Se voi chiedete, di morire. I ricchi non possono scampare alla morte, tutta la scienza non ci può liberare dalla morte. La gente ha paura di morire, la nostra intelligenza neanche ci può liberare da questo. Ma il Vangelo dice che Gesù vinse la morte e colui che ha vinto la morte con te nella barca della tua vita. Allora se Gesù è nella barca della tua vita, lui ti promette di vivere per l'eternità, per sempre. E allora se crediamo a questo, fratelli, che cosa dobbiamo avere paura? Di rimanere senza lavoro? Di avere un problema nella famiglia? Di che cosa hai paura? Di un tumore? Del coronavirus? Se siamo eterni, di che cosa dobbiamo avere paura? La morte è già risolta. È già risolta, scusate. Oggi è ora che incominciamo a vivere. Per il mondo la pace è una vita senza problemi. Per noi cristiani la pace è la presenza del principe di pace in mezzo ai nostri problemi. Vi chiedo di chiudere ora i vostri occhi. Vorrei pregare, vorrei chiedere a te, Signore, di toccare i nostri cuori, di coloro che non ti conoscono ancora e che stanno vivendo nella tempesta, come erano i discepoli nella barca. Fai sapere a loro che tu sei il principe della pace, che tu sei l'unico che ha potere di fermare anche il vento e una tempesta e di poter salvare la loro vita per portarli all'altra riva. E ti voglio pregare anche, Signore, per ognuno di noi che è nella difficoltà, nella paura, nell'ansia, Signore, che possiamo comprendere che tutto qua nel nostro cervello, nella nostra mente, e che realmente tu ci ami al di là di ogni altra cosa, che tutto quello che sta succedendo intorno a noi non sfugge al nostro controllo. Cioè sfugge al nostro controllo, ma non sfugge al tuo, Signore. Io ti prego nel nome di Gesù, in questo momento dichiaro la tua pace nella tua Chiesa, in questo tempo difficile, Signore. Che il tuo Spirito Santo possa ravvivare i nostri cuori, la fiamma dentro di noi, la chiamata che tu hai per noi, che noi possiamo usare questo tempo per essere messaggeri di pace, che possiamo vivere la tempesta come la visse Gesù, confidando nel Padre. Signore, nel nome di Gesù dichiaro libertà da ogni ansia, dichiaro libertà da ogni paura, dichiaro che la tua pace, Signore, supera ogni problema e che la pace tua, non quella del mondo, la tua pace, Signore, è quella che tu hai promesso e che può regnare nel nostro cuore, nel mio cuore e nel tuo cuore. Amen. Io spero che questo messaggio ti abbia potuto incoraggiare e ti chiedo di mettere ogni paura e ogni ansia nelle sue mani. Lui si prenderà cura di te. Tu sei prezioso, tu sei preziosa. Dio ti ama. Dio ha dato suo figlio per poterti salvare. Niente, scritto in Romani, ci può separare dall'amore di Cristo Gesù. Né la morte, né la tristezza, né nessuna cosa potranno mai separarci dall'amore di Dio. Che Dio ci benedica. Amen. Thinking of the good things you have done, waiting here patiently just to hear your still small voice again.